Crea ben poche insidie dalle parti di Cenerini, la Voluntas. Il Todi ci crede e nel finale, dopo un miracolo di Mazzoni che neutralizza un rigore di Tarpani, Mortaro segna il gol partita. Espugna anche il comunale di Spoleto, il Todi di Mister Luzzi, che prosegue nella sua corsa al vertice della classifica. Borrello non se la sente di rischiare Gangè e opta per Biviglia a centrocampo. La prima azione, degna di nota, giunge al 25esimo ed è di marca Tuderte. Materazzo prova dal limite, ma Mazzoni è attento e blocca. 35esimo e ancora Materazzo, servito da Peronullo in profondità, a provare la via del gol. Ferreira si oppone al suo diagonale. Nel finale di tempo, al 37esimo, ci prova Capitan Caporali, che si accentra e batte sul primo palo, ma la palla finisce al lato. I primi 45 minuti terminano sullo 0-0. Nella ripresa, Mister Luzzi sostituisce Borrelli con Cenerini. La prima azione è dei padroni di casa, ancora con Caporali, che prova dal vertice sinistro dell'area, ma Cimarelli è attento e blocca. Esposito prova in un paio di occasioni ancora da fuori area, in entrambi i casi però il suo tiro è debole e non impensierisce l'estremo difensore Tuderte. Al 19esimo è Romani, salito a dar manforte in avanti, ad avere l'occasione giusta, ma il calcia alto da buona posizione. Al 22esimo risponde il Todi, Tarpani fa sponda per Materazzo, ma il suo tiro da posizione ravvicinata viene deviato in angolo. Al 32esimo l'arbitro, su segnalazione del guardaline, assegna un calcio di rigore al Todi per un fallo di mano di Caporali sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Tarpani si porta sul dischetto, Mazzoni è bravo e non si fa spiazzare, neutralizzando il penalty. Il gol è nell'aria. Al 37esimo Mortaro, subentrato ad uno spento Peronullo, entra in area, fa lo slalom tra i difensori spoletini, approfitta di un rimpallo ed infila l'incolpevole Mazzoni per l'1-0. Lo Spoleto si getta in avanti, Ingiosi tenta di testa, la palla finisce tra le braccia del portiere, poi a tempo scaduto Manni prova dal limite, ma Cimarelli blocca ancora. Il triplice fischio dell'arbitro decreta la fine dell'ostilità e la vittoria del Todi per una rete a zero.